Avvocato, ci sono delle novità per quanto riguarda l'abbattimento di alcuni chioschi? E purtroppo i chioschi ormai sono stati abbattuti, malgrado il nostro ricorso al Tribunale, per ottenere una sospensione senza la convocazione del Comune. Il Tribunale ha ritenuto necessario convocare il Comune, quindi ci sarà un'udienza mercoledì prossimo dove verrà affrontato questo problema. Ovviamente noi riteniamo, dopo aver esaminato dei documenti importanti e anche molto risalenti nel tempo, c'è una sentenza del Tribunale Penale di Sanremo del 1978, che ritiene lecita la costruzione di questi chioschi. C'è una convenzione del 2006 che prevedeva una permanenza di 12 anni, 6 più 6, salvo spostare i chioschi nelle nuove costruzioni che il Comune doveva realizzare in Piazza Muccioli. I miei clienti non sono mai stati contrari a spostarsi in Piazza Muccioli, ma l'accordo firmato dalle parti prevedeva che il Comune realizzasse i chioschi e loro ci si sarebbero spostati. Adesso il Comune, senza essere stato in grado di realizzare i chioschi, li ha demolito le loro attività commerciali e, pur ridonando alla piazza una sua dignità che tutti apprezziamo, ha messo quattro famiglie in mezzo a una strada. Quali provvedimenti saranno presi adesso? E questo dipenderà dal Tribunale. Ovviamente i chioschi non verranno più ricostruiti, ma noi speriamo che venga fatta giustizia, vengano riconosciuti i diritti di queste persone e se qualcuno ha sbagliato pagherà dei danni. Questa è una vicenda molto lunga, difficile. Si parla di commercianti non abusivi. Assolutamente non sono abusivi. Come le ho detto, c'è una sentenza del 1978 che dichiara la legittimità della costruzione di questi chioschi. Sono persone che pagano regolarmente le tasse, avevano una concessione di suolo pubblico e non hanno mai violato la legge. Io mi permetto di dire che avrei auspicato questa severità e questa incisività di azione nei confronti di tutti i commercianti abusivi che svolgono la loro attività a pochi metri da questi, che invece, pur svolgendola lecitamente, sono stati buttati in mezzo a una strada.